Dunque, il motivo per cui siamo collegati tutti e tre è questo. Io inizialmente volevo da Massimo Citro, dal dottor Citro, delle spiegazioni su questa nuova tecnologia che sta arrivando molto velocemente all'orizzonte, che è quella dei quantum dots, cioè il vaccino che viene, il vaccino e anche altre. Massimo, che tu sappia, mi sembra di aver letto che Bill Gates ha investito un sacco di soldi in questo progetto, sbaglio? Sì, ha investito molti soldi, ha fatto fare questo progetto dal MIT e quindi c'è un grande lavoro dietro, molto preciso. Quindi stiamo dicendo che Bill Gates sta tentando, tramite il vaccino, se non sbaglio, di utilizzare una tecnologia che permetterà praticamente la schedatura sanitaria di tutti quelli che se lo faranno applicare. Si può pensare che questo sia un pretesto per inserire invece appunto qualcos'altro. Ma scusa, prima di perderci troppo nel tecnico, cioè mi stai dicendo che con questi aghetti piantati nella pelle sono in grado, se usati in modo positivo, di mettere in moto dei meccanismi, per esempio, di autoguarigione? Assolutamente sì, non solo gli aghetti, sono i quantum dot che sì, vengono inseriti dagli aghetti, ovviamente. Il microchip in effetti è alquanto misterioso, fa pensare che possa esserci qualcosa di strano, però nessuno lo può provare, è un'idea, è una... Quindi scusa Massimo, perché dovremmo preoccuparci, faccio la domanda che farebbe Mentana in questo caso, perché mai dovremmo preoccuparci di una cosa così meravigliosa che la scienza ci propone? Perché noi ci mettiamo nelle mani di qualcuno che da lontano può fare quello che vuole. A questo punto scusami Massimo, ma io come faccio a pensare che uno come Bill Gates non sia dietro un'operazione del genere perché vuole avere in mano un'arma con la quale praticamente può controllare l'intera popolazione mondiale? Cioè perché io dovrei fidarmi di un personaggio del genere? Grazie per essere venuto, Mac. Ci sono sempre, lo sai. Te la ricordi la paura? La paura? Appartiene al passato. È finita quella guerra, Robert. E ne è cominciata un'altra, Mark. Le perdite umane non si arrestano. E c'è un'altra minaccia.
E se fosse tutto vero? I Quantum Dots, il MIT. La paura blocca, Robert, paralizza. Non è aggrappando delle narrazioni Novax che ne esci. Immagina di essere il capitano di una nave e sei nel mezzo di una tempesta. Non puoi intervenire sui mari, sui venti, sulle onde, ma è tenendo fermo il timone con le tue mani che ce la puoi fare, e con le cose che hai. Ti dice niente, Carpe Diem? Cogli l'attimo. Sì? Cogliere le opportunità. Con le cose che abbiamo. E un altro drink, grazie. Ci mette il Quantum Dots. Me lo ricordavo. Che cosa? Che eri stronzo. Dove andiamo? Ospedale Santa Chiara. Bene. Ci troviamo tutti di fronte in questi giorni a un nuovo peggioramento dell'emergenza sanitaria. Ognuno deve fare la propria parte nel contenere la diffusione del virus. Ma soprattutto il governo deve fare la sua. Anzi, deve cercare ogni giorno di fare di più. La pandemia non è ancora sconfitta, ma si intravede con l'accelerazione del piano dei vaccini in una via d'uscita non lontana. Voglio cogliere questa occasione per mandare a tutti un segnale vero di fiducia, anche in noi stessi. Ringrazio ancora una volta i cittadini per la loro disciplina, la loro infinita pazienza, soprattutto coloro che soffrono le conseguenze anche economiche della pandemia. Siamo solo all'inizio. Il nostro compito, e mi riferisco a tutti i livelli istituzionali, è quello di salvaguardare con ogni mezzo la vita degli italiani e permettere al più presto un ritorno alla normalità. Robert Ditone? Sì. Venga con noi.
Tutto bene? Sì, sì. Quanto devo? L'essere che stiamo vivendo ci ricorda che la vita è un'altra e di fronte a tanta oscurità e incertezza c'è bisogno di luce e di speranza. Abbiamo bisogno di guarigione alla radice che curi la causa del male e non solo i sintomi. In queste radici malate c'è il virus dell'individualismo, la variante dell'egoismo, della paura, che non ci rendono più liberi né uguali. Piuttosto ci trasformano in persone indifferenti alle sofferenze degli altri. Riconoscere il bene e la bellezza in ognuno di noi rafforza la solidarietà e le speranze. Vaccinandosi si protegge se stessi, la famiglia, ma soprattutto insieme proteggiamo la comunità di cui facciamo parte.